Marco, parliamo di quest'opera teatrale, Calà, l'ultimo filo. Sì, è un'idea che è nata insieme a Giusy Mellace, con la quale collaboro da qualche anno in maniera molto proficua. E l'idea era quella di raccontare la Calabria un po' fuori dagli schemi, fuori dagli stereotipi e dai luoghi comuni. E la prima cosa che mi è venuta in mente è stata proprio quella di rappresentarla come una donna bellissima, ma una donna oggetto, una donna comunque sottoposta a oppressioni, a umiliazioni, a offese, che ha necessità quindi di liberarsi di questi fili. E quindi ho fatto riferimenti, sono stati fatti dei riferimenti ai fili delle Parche, che come è noto insomma tenevano un po' i fili del destino degli esseri umani. Tenendo conto che oggi si parla tanto di una fragilità sociale e soprattutto la violenza sulle donne è aumentata, può essere questo un segnale per riflettere? Ma l'opera ha dei risvolti e dei caratteri molto forti sotto questo punto di vista. Non è un caso che la protagonista sia una donna, perché la liberazione di questa terra non può avvenire senza le donne. Devono ricoprire proprio un ruolo fondamentale, e quindi sotto questo profilo il fatto che la protagonista sia una donna è simbolico proprio per il futuro di questa terra. Chi sono i protagonisti principali di questo spettacolo teatrale? Oltre a Calà, che è appunto la protagonista, c'è la figlia e c'è un demone che tiene soggiogato la protagonista. La stessa figlia ha una situazione assolutamente ambigua e vive una situazione assolutamente ambigua di questo rapporto conflittuale con la madre, come d'altronde è conflittuale il rapporto dei calabresi con la loro terra. La trama di Calà, l'ultimo filo, ci mette di fronte a una Calabria che ama riscattarsi e che vuole uscire da una situazione veramente particolare come quella delle madri di una volta. Sì, diciamo che Calà è quasi una madre coraggio brechtiana, un qualcosa che deve andare al di là della propria esistenza, è un sacrificio, un auto da fé direi, un atto di fede in cui c'è una commistione di sacrificio, di rito, soprattutto uno spettacolo molto rituale, ma rituale nel senso chiaramente sociale del termine, quindi una modalità che noi conosciamo bene attraverso la religione, attraverso la fede, il credo di qualsiasi divinità, non identifichiamo una divinità in particolare, che attraverso una modalità rituale si riesce appunto ad avere un esos, quindi un qualcosa, un esorcismo, un qualcosa che viene tirato poi fuori, quasi il rito ha una funzione di maieutica, ecco. E poi chiaramente tutto contestualizzato in una chiave allegorica, in una chiave anche molto scientifica, perché lo spettacolo sarà in due parti fondamentali, in luce ottica e luce ultravioletta. Quindi tutto ciò che non è possibile vedere in luce ottica, quindi gli elementi e le funzioni del rito, saranno visibili all'essere umano attraverso la luce ultravioletta.